rivoluzione, il grido che solleverai. Amici miei, ci siamo. Finalmente il mio appello è stato raccolto dalla città. Tanti cittadini scesi in campo, tanti paternesi che hanno voglia di gestire, di lavorare, di amare la nostra città. E questo è il progetto che avevo in mente e finalmente è stato recepito da tutti. Sono veramente soddisfatto. È l'inizio della verità nella nostra città. Non parliamo di cambiamento, non parliamo di nuovo, parliamo di vero. C'ha tanto bisogno questa città di essere amata, amministrata, corteggiata. È quello che è mancato ai nostri concittadini, è quello che è mancato a noi. Ma questo lo possono dare soltanto i paternesi che la amano, che la vogliono fare crescere, che la vogliono portare in alto. È questo che stiamo mettendo in campo. Il nostro programma, proprio nella prima pagina l'ho voluto scrivere, parla di ordinarietà e poi in ogni cosa che si fa un bizzico di amore che vogliamo mettere nel nostro progetto, come il padre ai propri figli, perché questo deve essere un sindaco della città. Tutti i cittadini sono i propri figli, li deve accogliere, deve essere riferimento, deve risolvere i problemi. Vogliamo riprendere la nostra città, una città che è stata abbandonata, una città che ha bisogno di riprendersi veramente. È per questo che stiamo lavorando a un progetto di normalità che parta dalle persone che si sono allontanate da questa città. Stiamo parlando con imprenditori che magari anziché investire su Paternò sono andati fuori, li abbiamo incontrati. Gli stiamo spiegando che se verranno a Paternò saremo in grado di rilasciargli le licenze in una settimana, di agevolare il nostro percorso, perché abbiamo bisogno di positività. Abbiamo i figli che vanno fuori ed è una sconfitta per noi paternesi. Invece noi vogliamo riportare tutto nella nostra città. Altre comunità si muovono, Paternò no. E allora questo è quello che vogliamo. Perché come mai non c'è la crisi per le altre comunità e a Paternò sì? Allora è su questo che vogliamo lavorare, ci vogliamo impegnare giornalmente in modo manageriale per lavorare nella nostra città. Io sarò il primo ad andare in aspettativa per arrivare prima degli impiegati al lavoro e andarmene l'ultimo, e così lo imporrò a chi mi affiancherà nell'amministrazione comunale, perché solo così si può andare avanti, solo così, se senti la città, se senti l'amministrazione come la tua azienda, puoi lavorare e farla crescere.